dove ti porto? Dillo, ma dove ti porto? Tappa pranzo, siamo a metà strada, due orette. Abbiamo trovato sto centro commerciale a Greenville. Greenville? Sì. Greenville. Andiamo ad esplorare anche un centro commerciale americano. Sono mai stato. Sempre stato o outlet o supermercati. Centro commerciale? Mai. Pausa pranzo da nostri amici cinesi che non si smentiscono mai. Era buono, era buono, era finito, era buono. Comunque qua abbiamo mangiato da Wei Chong Chong Asian Express. Sì, sì, che alla fine siamo venuti in questo centro commerciale solo per prendere l'iPhone nuovo. Ditemi, è buono secondo voi? iPhone mini dando dentro il vecchio telefono? L'equivalente di 370 euro circa. Una cosa che non ho mai provato da Starbucks sono le bevande al gusto di zucca, e oggi le proviamo. Giusto? A te fa cagare la zucca. Fa niente, bisogna provarla. È spaziale. È spaziale. È appena diventata la mia bibita preferita. Ma la zucca non la sento comunque. No, arriva poi alla fine il retrogusto di zucca. Arrivati finalmente a Charlotte, in un'atmosfera, avete presente quella di Atlanta? Ecco. Uguale. Però che bel tempo. Però se zoommo si vede che siamo davanti al negozio della Koenigsegg. Guardate quante belle macchine che ci sono là. Ora, Uberino e andiamo in centro. Vediamo se c'è posto in un localino. Mamma mia. Che bello viaggiare in Uber, perché così adesso possiamo andare a bere qualcosina. Guardate che bello, tra l'altro in centro c'è lo stadio di baseball dei Charlotte Knights, i Cavalieri di Charlotte. Poi c'è anche lo stadio del Charlotte Football Club, però non si riesce a sbirciare. Questo invece è il baseball, guardate che carino. Io tra l'altro adoro lo skyline delle città, è bellissimo. Tutti questi palazzotti. Tanto fa caldo che ci sono 28 gradi. Siamo al 31 di agosto. In Italia mi hanno detto che ce ne sono 17-18 gradi. Andiamo ad esplorare un po' questo rooftop di Charlotte. Spaziale, spaziale, ascensore che arriva direttamente al rooftop bar. Aspettative. Guardate, ma che figo. Bello. Al posto è super figo. E questa è la vista dalla nostra postazione. Che figata, che figata. Ci fosse la partita, potremmo vederla. Ma dove ti porto? Dillo, ma dove ti porto? Fighissimi.
E salute. Sì, se ve lo state chiedendo, lo fanno anche da uomo. Salute. Sì, rompe il cazzo. Salute. Buono. Allora, abbiamo ordinato due robette, speriamo che non siano due cagate fotoniche, visto il posto abbastanza pettinato. Minchia, va che roba alla faccia delle due minchiate. Calamari, e poi abbiamo preso un hummus di peperoni con tutte le verdurine grigliate. Va che roba, mamma mia, tanta roba. Vabbè, buon appetito, assaggiamo subito sti... ne ho presi troppi. Assaggiamo sti calamarini. Minchia, strabuoni. Sto posto qua mi sta stupendo di brutto. E intanto il sole inizia a calare, sta quasi dietro quel grattacielo. Martina, tu cosa dici al fatto che ci siano i vetri sporchi? È sensibile lei su questi argomenti, è sensibile. E cosa fai? Non ti prendi un bollicine con questo tramonto super? Ma che vista! Comunque anche sto posto spaziale, mangiato, bevuto, panorama da Dio, spettacolare. Poi adesso col tramonto, va che atmosfera. Io però sono curioso di vedere questi qui all'ultimo piano di questo palazzo. Adesso provo a zoomarli. Tramonto in corso, guardate, proprio qua, qua in alto. Minchia che zoom. Quindi Martina, siamo arrivati al termine di questa vacanzina. Esperienza. Vacanzina. Pensavo di adesso, esperienza. Purtroppo si rimane, abbiamo il volo. Esperienza, figa. Abbiamo preso, abbiamo fatto un aperitivo, che cazzo di esperienza deve essere? Non lo so io, figa. Comunque, siamo arrivati alla fine di questa vacanzina, ormai durata più di 10 giorni. Domani è l'11esimo, è venerdì e arriveremo in Italia sabato col fuso orario. E niente, tra tutto dimmi una cosa, cioè la cosa che ti è piaciuta di più. Myrtle Beach. Ti pareva che non diceva il mare. Il mare, i denti di squalo. E la canoa è stata un'esperienza proprio. A parte che lui non remava e dovevo remare tutto io. Lui pensava che il mare la fatica la facevo io. Ammettilo. Oh mamma. Assolutamente non è vero. Ammettilo. Io sai che cosa? Ammettilo. Non è vero assolutamente. Però no, è stato tutto bene. Una vacanza bellissima. Non pensavo sopra mi aspettavo. Per quello che cazzo va al North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia, inusuale, invece bella vacanza, bravo. E niente, allora, poi non sarà l'ultimo video perché il prossimo, come tutti i video, cioè in realtà ne ho fatto uno, però è una serie che porterò avanti così, il prossimo video sarà riassunto dei costi di questa vacanza, punto per punto. Io non sapevo. E ci sarà da piangere, ci sarà da piangere.
E tanto, tanto pago io. Quindi, con questa vista meravigliosa sullo stadio di baseball dei Charlotte Knight, dei Cavalieri di Charlotte, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!